Dalle sue origini agli inizi del Settecento in Inghilterra fino alla seconda metà dell'Ottocento, il romanzo si è imposto come lo strumento più duttile per rappresentare la complessità del reale. L'affermazione dello spirito e dell'intraprendenza della classe borghese tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, con la produzione di Balzac e di Stendhal, ma anche l'interazione profonda tra le storie dei singoli e quella della propria nazione, con i romanzi storici di Alessandro Manzoni e di Walter Scott, e ancora l'esplorazione dei sentimenti e l'emancipazione della figura femminile grazie a grandi scrittrici inglesi del calibro di Jane Austen e delle tre sorelle Bronte. Con i 14 romanzi di Charles Dickens, l'occhio di bue del romanzo si concentra sul problema dell'infanzia sfruttata, dei sobborghi degradati e sudici della grande metropoli londinese, la metropoli tentacolare oscura, quasi l'allegoria di un inferno moderno, con lo smog, le fabbriche, i quartieri malfamati, i condomini fatiscenti, è la protagonista assoluta di molta produzione romanzesca di fine Ottocento, in particolare nei romanzi di Émile Zola. Con il naturalismo e poi con il verismo in Italia, il romanzo assume due funzioni fondamentali. Da una parte diventa lo strumento privilegiato per raccontare in maniera oggettiva e scientifica gli effetti non sempre esaltanti di una modernizzazione rapida e dirompente. Dall'altra è anche un veicolo per rivendicare l'utilità della letteratura in un mondo, quello della fine dell'Ottocento, in cui il primato della conoscenza spetta alla scienza e alla tecnologia.